Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua in questa nuova parte, la guida di Nazoom Level 2, bufera di neve. Ecco, il nostro prossimo obiettivo è quello di ritornare sull'autobus, intanto una sfida ci attende. Speriamo questa sfida che è semplice. Ecco qua. Finiamo questa sfida vincendo. E ora il nostro obiettivo quindi è ritornare sull'autobus. Sì, mettiamo. Quindi fino allora arrivo. Vediamo. Quindi che succede? Che cos'è? Si sta facendo. Andiamo a farci una bella dormita, vediamo che sono. Dopo tutto che sono finito. Senza ragazzi mi metto vicino al tuo macello. Ragazzi, tutto a letto. Quindi è una cotta per lui, no, non intendevo quelle che mi trovo bene con le persone che condividono la mia passione per questo. Però sì, che cosa stai facendo? Una domanda. Ecco, si stanno allenando. Sean guarda gli allenamenti. Se vogliamo prendere loro questo è tutto. Che cosa ne pensi? Sean, vedi da me? Sì, più di quanto mi stupisce questo è il perfetto. Chiedi come loro non sono e ora il loro posizione superato in via. Questa è una bella sorpresa. Questa è una squadra interessante, non c'è che dire. Kennedy è una sfida. Allenamenti sono un po' più forti. Sarebbe interessante mettere comprare suggerendo di 10 vecchi di 2 sarà il canale da mettere in questa. Le regole sono molto semplici, più anche se non involvi. Stiamo a vedere cosa succede. Questa sfida prova a sembrare via sembra un attacco vediamo questa sfida tra Sean e Kevin. Ecco il suo nuovo attacco drogolato. Eccolo qua, il drogolato di Kevin. Il Dragon Crash si è evoluto nel drogolato. Informazioni di Kevin è stato intrappolato e non vedo l'ora di affrontare la Lius con Kevin. Ecco qua, intanto penso che sia arrivato il momento, non ho ancora niente. Ecco qui, sono al campo. Se questa volta riusciamo a sconfiggerli. Vediamo che sta accadendo. Che è questo? Sono scheggiato grazie. Oh, scusa, non sono presente. Vediamo che Xavier Frost ci riconosce. Non so se siete in storia futuro. Vedo che Tellini buon'ora, devo amare veramente. Cattivi il calcio, assolutamente ormai che ce ne sono, ovviamente. Mio padre amava il calcio perché questo che è corretto. Non aveva passione il calcio, quando pare abbia una cosa in comune, potremmo andare molto d'accordo. Sei sicuro? Certo, quelli che amano il calcio sono grandi famiglie, sei proprio un tipo interessante.
che si allenano, intanto penso che sia arrivato il momento. Ecco la squadra. Sono apparsi le guerre. Sia per se ne è andato intanto. Minuto di pensare che Marco dopo lasciamo, giusto. Dobbiamo cercare Sean. Si chiama la freccia viola. Fare mappa. Clean e innevato. Sean è sempre nel suo posto di allenamento dando una sfida che non stopperemo. Dopo questa sfida possiamo continuare ed andare da Sean Frost. Eccolo qua. Parliamo con Sean. Sean sveglia. Cosa ci fate qui, terrestri? Possiamo chiedere la stessa cosa voi. Arrogante la rana che cercano in vano di porsi a Genus. Non vale la pena di super Genus per quelle piccolezze. Spenderemo nella zona. Prove. E affidiamo Sean, dovrà affrontarle senza di lei. Inizia questa sfida. Facciamo un tiro con Jack. Si viaggia. C'è la parata. Proviamo uno scatto. È troppo veloce. Non l'ho presa. La pariamo. E proviamo un tiro con Kevin. Ecco che c'è il gol. Finalmente abbiamo visto questa sfida contro gli agenti. Benissimo, ora che abbiamo vinto, possiamo continuare. Intanto, para tiro della cometa, tot. Sean si salva, se non ti avessimo trovato in giro potresti amici, non è che gli amici saranno sempre meno amici di me, grazie Sean, vieni con te tra le informazioni, adesso basta quelle che sono, dobbiamo cercare di anticipare. Qui devo proteggere il giro. Bene, vediamo come la luce in questa distesa. Distesa desolata di nido e poi il comportamento di Sean perché la Green non ha toccato importante per lui. Scopriremo prossimamente, intanto aggiungiamo Sean tra la squadra. Attaccava l'Alpina. Dobbiamo andare alla mappa. Andiamo all'Alpine Junior High. Una sfida che stopperemo. Dopo aver vinto questa sfida, possiamo dirigerci nelle scale. Eccoci arrivati al campo
Manca poco e saremo finalmente arrivati. Eccoci, arrivati al campo per una sfida contro la fine. Cosa fino a poco fa se vedremo dove. C'è il mio episodio della spesa. Stiamo aspettando, non vi promettiamo più. Perché continua a correre in pesante. Continuiamo ad affrontarlo e le russe cadono. Sono basato per capire che siamo superati poi in tutto per tutto. Forse sei tu quello che non capisci. E se fossimo diventati più forti, come dite voi, male non c'è più senza te. Vengono all'acqua. Credete veramente di essere il nostro vero? Finalmente il terzo scontro contro la Gemini Storm ha inizio. Questa formazione potrebbe andare bene. Doveva essere in difesa, scusate. Cambiare ruolo in questo modo proprio quando effettivamente mi sento essere insieme, non mi importa, posso giocare qualsiasi ruolo che si mi sento. Intracolato. Ecco, Raimon vs Gemini. Il terzo scontro. Ritorno. Padre Raimon, Cushion in difesa. Conwell e Kevin, qua ci sono. Todd, Victoria, Jack, Edmonds, Jude, Bobby ed Eric. Andrea Gemini. Qua sempre lo stesso, quindi possiamo continuare. Proviamo uno scatto, ok, che è diventato più veloce. Proviamo un'altra volta lo scatto. Quindi mettendo il furore il drago alato, eccolo qui. Drago alato, prova buco nero il portiere, ma c'è il gol, l'1-0 contro la Gemini Storm. Ecco il gol sicuro del dragolato. Quindi possiamo fare una scivolata con Edmonds, dando uso a teletrasporto Genius. Scalata con Eric. Ecco che il nostro Eric ce la fa. Fa uno scatto. Però un'altra volta prova il Dragon Crash, vediamo se ce la fa. Andiamo vediamo il buco nero, ma c'è la parata sicuramente. Andò, finisce il nostro furore. Resisterò perché nel secondo tempo Sean andrà in attacco. Proviamo una scivolata con Todd. Quando c'è il teletrasporto, ragazzi. Proviamo mano di luce. Doppio calcio iperspaziale. La mossa di Rim.
Ecco, proviamo la mano di luce. Vediamo cosa potremmo ricavare. Infatti c'è la parata. Proviamo torre irrespugnabile, ma il teletrasporto vince. Un'altra volta. Mano di luce. Cometa astrale. La mossa di Jesus. E proviamo questa mano di luce per vedere ciò che potrà accadere. C'è infatti un'altra parata. Ecco che finisce il primo tempo. Non può essere. La loro forza aumentata. Hanno anche un nuovo giocatore in squadra sul quale non abbiamo dato. Non possiamo prevedere la loro strategia. Molto bene, ascolta, dobbiamo metterle tutte in questa partita. Se per il minimo saremo puniti, dobbiamo vincere tutti i costi. Non dobbiamo infrangere il nome della loro squadra. Non possiamo fare strada. Ma che sarà? Venire ad attaccare la migliore. Ci siamo già allenati. Esatto, chiudendo il 5. Sì, forza 5. Va bene, turno dell'abitante. Ecco che cambia personalità. Ora noi aggiungiamo queste linee. Schermo dello schema. Seleziona un giocatore con l'icona e premi il pulsante del. Cioè, la tecnica del suo alter ego e la tormenta glaciale. Passare un alter ego può essere vitale per cambiare sorte una partita. Passa l'alter ego di Shen. Tanto. Fine. Di 2,50 partita di possesso pari al 60%, 7 tecniche, 4 tecniche. Possiamo quindi iniziare subitissimo. Avete visto questo tiro strabiliante, questo videoclip strabiliante? Cioè non ce l'ha fatta, adesso è più veloce, siamo una scivolata con i demoni. Ce la fa stavolta. Tanto vediamo se ruba la palla. Scivolata intanto. Non ce la fa, vittoria con torre inespugnabile. Usata finora questa tecnica. Scivolata, proviamo, ho sbagliato il passaggio. C'è il teletrasporto. Scatto. Kevin, c'è furia stellare. Siamo scivolata con Jude.
fuori gioco, non ci voleva. Stanno facendo impazzire. Scivolata con un... scivolata di Vittore. Diamo uno scatto. Ecco. Finalmente. Tormenta glaciale. Eccola. Ecco tormenta glaciale. E c'è il 2-0 finalmente al gol di Kevin e di Sean Frost. Che gol! Cosa come un gol strabiliante di Sean. Andiamo, vediamo una scivolata con Edmonds. Proviamo scatto bruciante, ma c'è il fiasco. Proviamo una scivolata, ma c'è il teletrasporto di Io. Proviamo una scivolata, ma c'è di nuovo il teletrasporto. Male di luce, però non si sa mai, perché voglio difendere a tutti i costi questa porta. C'è infatti un'altra parata. Ma c'è la fine, eccolo qui, il fischio. E abbiamo quindi vinto questa partita, il terzo scontro contro il Gemini Storm, dando Sean in barra, scatto repentino. 2-0. Evviva! Quindi avete visto di la Gemini Storm non è altro che una riserva per la Lewis Academy, può contare su ben altre risorse, la nostra forza non è niente rispetto alla loro, sta dicendo che ci sono altri giocatori, non sapete proprio perché, perché noi abbiamo perso, voi non avete ancora capito con chi avete a che fare. Quindi ci sono altre squadre oltre alla Gemini Storm. Tanto chi è questo uomo qui? Chi sono? Janus, sono qui per informarti che sei stato espulso dall'Alius Academy. Ora la tua vita non vale più. Ehi, tu, a chi ti credi di essere?
Resiste attentamente e ha rivelato che c'era una squadra ancora più forte. Quando l'Epsilon si mostrò ai nostri occhi, rimarremmo sempre davvero quella forza prodigiosa e l'aria sul quale di cui parlava Genesis. Immagino che adesso vi rimetterete in viaggio, sì, non ho... una volta per tutti, in questo caso dovete cercare il giocatore in grado di scendere in campo. Facciamo a cercare il giocatore. Però, già, quello ancora più questa vittoria contro l'Aus dovrebbe incoraggiarci. Sì, non importa quanto sia una forza fosca. Esce, non vorrei tanto con me. Ma certo, perché non ti unisci alla nostra squadra a parte? Voi cosa ne pensate? Tranquillo, non ce la caveremo. Con te in squadra riusciranno sicuramente a sconfiggere la Lalus. Noi saremo qui ad aspettare. Non devi preoccuparti, non va a sconfiggere. Grazie, grazie personale. Ecco che Sean finalmente è ufficialmente entrato a far parte della Raimon Eleven. Tanto squillo del telefono. Cioè, ancora più. Jimmy Storm, mi dispiace, ma dovrei continuare la sua missione perché non avremo la completa. Mi dica, Sean Frost è un giocatore molto particolare, il suo carattere cambia a seconda che giochi in attacco o in difesa, è come se in lui convivessero due persone. L'incidente. Di cosa parla? Non ho capito. Ma lo scopriremo molto presto a corso dell'avventura. Dando altrove. Siamo noi nella prossima parte della guida di Nazumi Eleven 2 Bufera di Neve. Alla prossima, da Vincanchino, qui è tutto.